Nel cimitero di Santiago di Cuba, la tomba di Fidel Castro è diventata una meta di pellegrinaggio con una presenza media di 2.000 persone al giorno. Da quando è stato aperto al pubblico, nel dicembre scorso, 150.000 persone hanno già visitato il luogo di sepoltura del leader massimo. Quando si arriva alla tomba, dice un turista canadese, si vede che non hanno costruito un grande monumento, è semplicemente una pietra, una piccola pietra. Da qui si capisce come Castro considerasse la rivoluzione, ossia con umiltà. È una bella cosa da vedere. Le ceneri di Castro riposano accanto alla tomba dell'eroe nazionale José Martí. Fidel è morto il 25 novembre del 2016.